Bonsoir, mes amis. Allora, come state? Io sono di ritorno dalla Francia, dalla provincia di Inglesilandia, nelle terre desolate del Khmer. A parte cazzate, bentornati in questo nuovo episodio dei mercatini dell'usato, che so che vi mancavano. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come dicevo poco fa, sono di ritorno da Parigi, ma questo episodio non è dedicato alla singola Francia, anche perché non ho trovato chissà quanto. Diciamo che questo è un episodio cumulativo, dall'ultimo episodio a questo. E di roba effettivamente ne ho raccolta, anche se in proporzione ai vecchi tempi una volta raccoglievo molta più roba. Però effettivamente tutti i mercati dell'usato delle mie zone li ho praticamente svuotati solo io. Quindi non perdiamoci in chiacchiere inutili e iniziamo subito il video con i primi oggetti raccolti appunto a Parigi. Come vi dicevo, a Parigi non ho raccolto moltissimo, non ho trovato grandi quantità di mercati dell'usato, ma fortunatamente vicino a dove alloggiavamo c'era un mercatino dell'usato appunto il sabato, il giorno in cui ce ne siamo andati, e lì ho trovato letteralmente tre oggetti. Iniziamo dal primo, il più semplice. Un gioco PS1, Colin McRae Rally 2.0, pagato 3 euro. Non l'ho neanche aperto. Il tipo mi sembrava letteralmente affidabile e soprattutto sapeva cosa vendeva, visto quanta roba aveva. E questo me lo sono comprato perché era uno dei pochi giochi PS1 che aveva a disposizione e che non costava neanche troppo. Libretti completi, disco in discrete condizioni, però la custodia è letteralmente tenuta benissimo. Ma anche il libretto è praticamente intonso. Qua già andiamo sul più particolare. Dentro una ciotolina, mentre giravo appunto per questo suddetto mercatino dell'usato, ho trovato due giochi GBA giapponesi. E già questo è strano, cioè già questo, trovare una roba del genere in Francia è strano. Pagati 5 euro, ho detto ok, prendiamole, a prescindere da qualsiasi cosa siano. Solo che, guardando questa cartuccia, sul momento non ci ho pensato, però ho visto e ho detto, è nera la cartuccia. Vuoi vedere che magari, essendo giapponese, magari le facevano di colori diversi? Non ci ho dato troppo peso. Mentre questo era il solito colore GBA, ho detto, vado tranquillo. Il primo gioco giapponese che ho trovato è questo WarioWare giapponese per GBA. Che dici, oh, per la collezione, sti cacchi, prendilo. Il secondo è Kirby Magic Mirror. Come vedete, il colore è strano. Ho detto, chissà come mai è nera, ma non ci ho pensato lì sul momento. Ma, girando la cartuccia in hotel, ho letto che cosa c'era scritto dietro. Nintendo. Un mio amico mi ha risposto e mi ha detto, pensa, poteva andarti peggio, poteva esserci scritto Nintendo. Però mi sono detto, ascolta, va bene così. Il mio primo pensiero è stato, vabbè dai, se mi capita la sovrascrivo con un altro gioco. Poi mi sono fermato e ho detto, ma perché no, teniamolo. Tanto per quello che l'ho pagato, va benissimo così. E allora continuiamo con i giochi GBA. Aprendo la mia magica scatola di giochi GBA senza custodia, prendiamo i primi due nuovi titoli. Il primo è un doppio gioco di SpongeBob. SpongeBob Super Sponge e Battle for Bikini Bottom. Esatto, il gioco che abbiamo portato anche qui sul canale. La cartuccia è inglese, però chi se ne frega. Il secondo gioco è di Shrek, Swamp Kart Speedway. Questa qui in italiano, funzionano tutte e due. Questo qui è, Dio mio, come posso descriverlo, particolare come gioco. Contento di averlo trovato. Scavando invece un po' più sotto, troviamo Lilo e Stitch e Lilo e Stitch 2. Onestamente, anche qui, chi se ne frega, per quel poco che le ho pagate, vanno benissimo. Ma non facciamoci mancare altri due giochi di SpongeBob. Attack of Toybot e Le creature del Krusty Krab. Mi sono fatto una collezione di giochi di SpongeBob senza neanche volerlo. Mi spiace solo non aver trovato giochi del DS in questo periodo. Però, oh, abbiamo compensato col GBA. Ora torniamo indietro, torniamo alla PS1. Qualche episodio fa vi avevo mostrato che ho trovato Forbidden Memories americano, confezionato, tutto perfetto, e io tutto felice. Beh, a questo giro sono ancora più felice, perché ho trovato Forbidden Memories in italiano. Però voi vedrete che la copertina è un po' diversa. Beh, questo perché purtroppo come copertina ho dovuto usare il CD masterizzato di Napoli. Sfortunatamente ho trovato il gioco senza né libretto e copertina. Però il gioco è in italiano, il retro è in italiano, io sono contentissimo finalmente di avere questo pezzo nella mia collezione. Non uno, non due, ma ben tre. Anche se uno
vabbè, non conta proprio. Però davvero questo gioco fa parte della mia infanzia e sono contento di possederlo. Lo stesso giorno, allo stesso mercatino, alla stessa bancarella, ancora senza libretto e senza copertina, Beyblade per PS1. Anche questo in italiano, però l'anime era bello. Dan Park per PS1 giapponese. Questo qui ovviamente l'ho preso solo per collezione. Io ho adorato il capitolo per PS2. Ho detto ok, per 5 euro giapponese e PS1, perché non prenderlo? Driver 2, altro bel gioco PS1. Sfortunatamente di nuovo senza la copertina, ma questa volta almeno abbiamo il libretto. Per questi giochi invece devo ringraziare mio cugino, che se ne è separato senza nessun problema. Abbiamo Koudelka, Heart of Darkness, Alone in the Dark e Parasite Eve 2. E anche questi adesso fanno parte della mia collezione. Grazie cugino. Avanziamo di un'altra generazione, PS2. Lascio il gioco PS2 più particolare che ho trovato da parte ora. Vi avevo mostrato Matrix Path of Neo. Ho recuperato anche Enter the Matrix, così li ho tutti e due. Marvel La Grande Alleanza. Non sono mai stato, come sapete, fan dei supereroi, però questo gioco mi aveva attirato l'attenzione al tempo. Soprattutto per l'idea di poter creare squadre di supereroi che difficilmente vedresti assieme. E parlando sempre di supereroi, X-Men il gioco ufficiale. House of Monster. Il film non l'ho mai visto, chissà, magari un giorno lo recupero. Black, gioco alternativa al suo tempo ai primi Call of Duty. Molto bello, molto dettagliato, me lo ricordo quando era uscito, però sfortuna vuole, non ha avuto lo stesso successo del gioco sparatutto più famoso che c'è. Questo qui è in una condizione un po'... RC Revenge Pro, con sto adesivo, madonna mia, quando li attaccavano... con 10 kg di colla. Gioco di macchinine in ambientazioni effettivamente molto particolari. Chissà, magari gli daremo un'occhiata. Robots, altro gioco tratto da un film che voi probabilmente conoscerete e che mi chiederete di portare. Va bene, magari un giorno lo porteremo. Corse pazze, Wacky Race. Niente più, niente di meno, un altro gioco di corse dedicato a questo cartone. Altro cartone animato, il cartone di Mr. Bean. Io, Dio mio, me li ricordo gli episodi di Mr. Bean su K2. Che belli che erano. E una cosa particolare è che questi due giochi, se guardi in retro, sembrano veramente simili. Ed infine, l'ultimo gioco PS2 che ho lasciato da parte perché... ho guardato un gameplay di questo gioco e ho detto è veramente assurda come cosa. Area 51. Io pensavo fosse un gioco sconosciuto ed effettivamente non ci sono andato tanto lontano. Però è veramente strano. Guardatevi qualche gameplay perché non sono sicuro che potrei portare una roba del genere. Però mai dire no. Saliamo nuovamente di un'altra generazione PlayStation. Ratchet & Clank A Crack in Time e Ratchet & Clank All for One. E se ve lo chiedete, sì, i giochi sono in inglese, ma ho già provato, inseriti su PlayStation 3, diventano in italiano. Tanto di guadagnato. Altro gioco PS3 trovato al Como Fan, comprato perché costava 5 euro dentro un cestone buttato lì, ho detto ok, è giapponese, lo voglio comprare. End of the Eternity. Guardando il retro sembra davvero un bel gioco, però non conosco il giapponese. Se voi conoscete il gioco, ditemi com'è. Bustona sorpresa PS3. Questa bustona mi è costata 2 euro. Ho detto vabbè dai, faccio scegliere alla mia ragazza, quello che capita capita. Il problema è che quello che capita capita è Disney Sing It. Non è un brutto gioco, il problema è che avrei preferito trovare di meglio. Saltiamo una generazione PlayStation, perché purtroppo in questo periodo non ho trovato nulla di PS4. Quindi ne approfitto per tornare dalla parte della Nintendo. Trovato su Vinted da veramente pochissimo, ho detto compriamoci un amiibo di Mewtwo. Purtroppo la scatola era già aperta, però il venditore me l'ha mandata. Basta metterci un po' di colla o comunque tenerla appoggiata al muro come faccio io. Praticamente non si nota che è aperta, anche se dentro di me lo so che è aperta. Rimanendo sempre in tema Nintendo e sempre Pokémon, questa cosa non è usata, ma l'ho comprata su Amazon a un prezzo assurdo, assurdo per questa cosa. 57 centesimi, l'ho visto, ho detto per 57 centesimi, anche fosse una minchiata, la voglio prendere. Un quadernino di Pokémon Sole e Luna, originale, Nintendo 57 centesimi.
ma anche bello spesso, cioè è un quaderno. Lo so che è una minchiata, ma per 57 centesimi, cacchio, tanta roba, eh. E ora saliamo di un'altra generazione PlayStation e continuiamo con un pacco Amazon. Anche questo, nuovo, appena aperto, come avete appena potuto vedere. E anche questo gioco mi è costato pochissimo, ed è un gioco PS5, e mi è costato 5 euro. Crystale, un JRPG a turni con uno stile grafico molto carino. Poi per il prezzo che era quando l'ho comprato, 5 euro, ho detto ok, giochi PS5 ne ho veramente pochissimi, facciamoci un po' di scorta. E appunto, continuando con PS5, sempre in sconto mi sono preso Persona 5 Tattica, un altro ennesimo capitolo di Persona 5 che stanno mungendo sempre di più fino all'arrivo di Persona 6, gioco tattico di cui io non sono molto pratico, però sono amante della storia, quindi farò uno sforzo e ci proverò. Stray, questo gioco qui, quando l'hanno annunciato io ho detto devo giocarlo, io voglio una PS5 solo per giocare a questo gioco. E l'ultimo gioco PS5 che ho comprato usato, Park Beyond. Come vi ho detto prima, io sono stato un amante di Theme Park World per PS2. E questo gioco, quando ho visto il retro e quando sono andato a leggermi le recensioni, me l'ha ricordato tantissimo. E ho detto ok, costa veramente nulla, lo prendo. Siamo quasi alla fine di questo video, un po' come la fine di questo negozio che ora vi mostro. Come saprete, di Blockbuster non ne esistono più in giro, ne esistono veramente pochissimi, di cui uno appunto in un paese non tanto distante dal mio. E purtroppo questo posto sta per chiudere. Come faccio a saperlo? Perché tutta questa roba era in sconto al 50% e più. Per esempio i DVD li ho pagati 1 euro ciascuno e i giochi pagati la metà. Partiamo appunto dai giochi. Il codice da Vinci, non c'è nulla da aggiungere, che tra l'altro neanche a farlo apposta sono stato a Parigi e ho visto la Gioconda. Onestamente bella, ma ho preferito altro. Questo gioco che ora vi mostro era in quel negozio da anni e lo capirete da un singolo particolare. Vedete la copertina com'è sbiancata dal sole? Vuol dire che è rimasto in quel negozio in vetrina per anni. E vedete questo angolino che invece è ancora colorato? Qui c'era l'adesivo con il prezzo ed è l'unico punto che non si è sbiancato. Infatti se andiamo sul retro tutto è colorato giusto, solo il davanti è sbiancato. E comunque questo titolo l'ho comprato per aggiungerlo alla collezione dei giochi di Yu-Gi-Oh! Per DS. Zexal, diciamo che già era ormai fuori dai miei range di Yu-Gi-Oh! Io già a 5Ds ero un po' a Zexal mi ero già allontanato. E ora passiamo ai DVD. Questo è ancora in celofanato, B-Movie. E anche questo qui, Jurassic Park 3. Dobbiamo recuperare anche gli altri. Non guardate i prezzi dei prossimi che vi mostro, perché come ho detto prima erano tutti a 1 euro. La famiglia Adams, la vecchia versione, quella che io adoro. Il curioso caso di Benjamin Button. The Conjuring 3, se ve lo chiedete gli altri li abbiamo già in collezione. E come non potevo prendere, il Grinch. Ed infine, gli ultimissimi DVD, di cui l'ultimo è di un altro viaggio in un altro paese. Questi qua presi sempre al mio solito mercatino. Ted 1 e 2, Balla coi lupi. Questo film qua io mi ricordo che ce l'avevo in cassetta, ma non ho idea di che fine abbia fatto. Aida degli alberi. Austin Power Gold Member. Devo farmi la collezione di sta serie. La carica dei 101. Questo film ovviamente è adorato dalla mia ragazza. Ed infine, l'ultimo DVD comprato al mio viaggio a Londra. Un DVD che in Italia non si trova così facilmente e l'ho pagato veramente nulla. Jackass 3.0. E con questo, ragazzi miei, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Come vi ho detto, purtroppo non è più tanto facile trovare delle buone cose ai mercatini dell'usato. Vuoi anche perché la gente ormai sa cosa vende. Quando andavo io all'inizio, io andavo ai mercatini dell'usato, trovavo questo, lo vendevano 1 euro, me lo compravo. Adesso tutti sanno quali sono i prezzi giusti e quindi trovare la buona occasione diventa più difficile. Ma questo non mi fermerà dal cercarle. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!